Se trovi che la tua vita sia difficile, è giunto il momento di cambiare idea, perché oggi stiamo per parlare dell'animale che vince il premio della vita più difficile, l'ippopotamo. Ecco le 10 ragioni che rendono la sua vita una vera e propria sfida quotidiana. Ma prima di iniziare, sai qual è il giorno dell'anno in cui si festeggiano gli ippopotami? A. 15 febbraio. B. 15 marzo. C. 15 aprile. Pensaci bene, la risposta esatta ti verrà data prima della fine del video. Iniziamo! Immagina di essere inseguito da dei cacciatori semplicemente perché hai un grosso di dietro, paffuto e delle zanne d'avorio che sono molto ambite sul mercato nero. Gli ippopotami possono benissimo difendersi nell'acqua, ma sono completamente senza difesa sulla terraferma, cosa che li rende molto vulnerabili per i bracconieri, quindi devono continuamente stare attenti e vivere nella paura. Ma non finisce qui. Gli ippopotami sono degli animali molto socievoli che vivono in grandi famiglie nelle paludi e fiumi d'Africa, quindi immagina il caos che accade quando un membro della famiglia è preso dai cacciatori. Gli ippopotami restanti sono allora lasciati a loro stessi, senza protezione e senza il sostegno del loro gruppo. Allora sono ancora più vulnerabili agli attacchi dei bracconieri. E se ciò non bastasse, gli ippopotami sono anche confrontati a un altro problema. La loro carne è molto apprezzata, cosa che li rende ancora più vulnerabili alla caccia illegale. Quindi sono sottoposti a una doppia minaccia, al contempo per le loro zanne in avorio e per la loro carne. Gli ippopotami sono degli animali molto territoriali e hanno bisogno di un grande spazio per spostarsi e nutrirsi. Purtroppo il loro habitat naturale è continuamente minacciato dalla deforestazione e dall'espansione umana. I fiumi e le paludi nei quali vivono sono regolarmente prosciugati per fare spazio a nuovi progetti di sviluppo, cosa che li costringe a spostarsi verso luoghi più remoti e meno sicuri. E come se ciò non bastasse, gli ippopotami devono anche far fronte all'inquinamento del loro ambiente. Le acque nelle quali vivono sono spesso contaminate da rifiuti industriali e da rifiuti domestici, cosa che può renderli malati e impedire di nutrirsi correttamente. Mica facile la vita degli ippopotami. Gli ippopotami sono considerati come uno degli animali più pericolosi d'Africa, ma non è sempre colpa loro. In realtà sono spesso in conflitto con gli agricoltori locali che li considerano come nocivi per le loro colture. Gli ippopotami sono grandi mangiatori e possono facilmente divorare un raccolto intero in un battibaleno. Gli agricoltori sono quindi spesso costretti a cacciarli o a spaventarli per proteggere il loro investimento. Tuttavia, gli ippopotami non prendono ciò benissimo e tendono a reagire in modo molto drammatico. Possono improvvisamente sollevare tonnellate di fango e di acqua, mandando fasci ovunque e inondando le colture. Gli agricoltori sono allora costretti a correre per salvare il loro raccolto e gli ippopotami possono fuggire in modo isterico. È una scena molto comica, ma anche molto costosa per gli agricoltori, quindi sembra che gli ippopotami e gli agricoltori debbano trovare un punto d'incontro se vogliono convivere pacificamente. Ma non finisce qui, hanno anche la minaccia di farsi trucidare dai bracconieri. Gli ippopotami vengono spesso cacciati per la loro carne e la loro pelle, cosa che li mette a rischio di estinzione, ma i bracconieri non si accontentano solo di cacciarli, utilizzano anche dei metodi crudeli e disumani per prenderli. A volte installano delle trappole che possono causare delle ferite gravi e persino la morte. E come se non bastasse, i bracconieri possono anche essere armati di fucili e di altre armi letali, cosa che rende la vita dell'ippopotamo ancora più difficile. Sono sottoposti a una pressione costante per nascondersi e sfuggire ai bracconieri, cosa che impedisce loro di nutrirsi e riposarsi correttamente. Per peggiorare le cose, gli ippopotami sono sempre in competizione per le risorse alimentari e gli habitat. Gli ippopotami sono degli animali molto sociali e territoriali, cosa che significa che devono continuamente lottare per il loro cibo e il loro spazio vitale. Ma non è solo la quantità di cibo che crea problema, è anche la qualità. Gli ippopotami mangiano prevalentemente delle erbe, ma quando i pascoli diventano rari, devono accontentarsi di mangiare delle piante meno nutrienti. E non è solo il cibo ad essere un problema, ma anche i loro habitat. Gli ippopotami sono costretti a condividere il loro spazio con altri animali, cosa che può talvolta causare dei conflitti.
E dato che bisogna comunque dirti la verità, riguardo questi grossi animali di più tonnellate, è vero che gli ippopotami sono, come dire, piuttosto aggressivi. Sono famosi per essere degli animali che non esitano ad attaccare altri animali, ma anche gli umani, se si sentono minacciati. Ciò può essere stressante, faticoso e persino pericoloso per gli ippopotami, i quali devono continuamente stare allerta per proteggere la propria vita e il loro territorio. E non è solo la loro aggressività che rende loro la vita difficile, ma anche il loro comportamento territoriale. Sono molto protettivi del loro territorio e non tollerano nessuna intrusione. Questo può condurre a scontri violenti con altri animali che cercano di condividere lo stesso territorio. Oltre a ciò, l'aggressività e il comportamento territoriale degli ippopotami possono anche causare dei problemi per le popolazioni umane vicine. Gli ippopotami possono attaccare gli umani e gli animali domestici che si trovano vicino al loro territorio, mettendo in pericolo la vita di queste persone e di questi animali. Che sfortuna per i nostri amici ippopotami! Oltre a tutti questi piccoli problemi, ci sono la loro pelle sensibile e la loro dieta specifica. Infatti gli ippopotami hanno una pelle molto sensibile, che può facilmente irritarsi e tagliarsi quando si spostano nel loro habitat naturale. Immagina di avere una pelle tanto fine quanto un foglio di carta e di dover sguazzare nell'acqua fangosa e nelle erbe taglienti. Ciò può essere molto doloroso e può portare ad infezioni se la pelle viene danneggiata. E non è solo la loro pelle che rende la vita difficile per gli ippopotami, ma anche la loro dieta ferrea. Gli ippopotami possono mangiare solo erba e devono mangiarla in grandi quantità per mantenere la loro massa corporea importante. Immaginati di mangiare insalate ogni giorno per la colazione, pranzo e cena. Non è molto vario e può diventare noioso alla lunga. Oltre a ciò, trovare erba di qualità per nutrirsi può essere una sfida per gli ippopotami. Devono spesso spostarsi su grandi distanze per trovare cibo, cosa che può essere difficile ed estenuante. E se non trovano abbastanza erba per nutrirsi, possono diventare malnutriti e persino morire. Lo sai sicuramente, gli ippopotami sono degli animali sociali e vivono in gruppi chiamati branchi. Questo può essere un vantaggio per loro, ma in realtà ciò può causare dei problemi. Innanzitutto, gli ippopotami devono far fronte alla concorrenza per il cibo e le risorse. C'è sempre un individuo più forte e più aggressivo che domina il gruppo, cosa che può rendere la vita difficile per gli altri membri del branco. Immagina di provare a fare la colazione alla mensa della tua scuola, ma devi combattere contro gli altri alunni per ottenere il cibo che vuoi. Non è divertente. Oltre a ciò, gli ippopotami devono anche far fronte alla pressione sociale per adattarsi alla norma del gruppo. Se sei un po' diverso dalla norma, ciò può rendere la vita difficile per te. Gli ippopotami possono essere stigmatizzati se il loro aspetto o il loro comportamento non corrispondono a ciò che viene considerato come normale nel loro gruppo. Infine, gli ippopotami devono anche far fronte alla rivalità e ai conflitti tra i membri del gruppo. Ci saranno sempre delle rivalità per il potere e le risorse, cosa che può causare dei conflitti e delle tensioni. Secondo gli esperti, i nostri gentili ippopotami soffrirebbero di una bassa autostima. Sì, hai sentito bene. Ciò può sembrare strano, ma è vero. Innanzitutto, gli ippopotami possono essere criticati per il loro aspetto fisico. Hanno una pelle rugosa e denti anteriori che possono spaventare gli altri animali. Dopodiché, gli ippopotami possono essere criticati per il loro comportamento. Possono essere considerati come aggressivi, cosa che può renderli poco apprezzati dagli altri animali. Infine, gli ippopotami possono essere criticati per il loro stile di vita. Trascorrono la maggior parte del tempo nell'acqua, cosa che può renderli difficili da capire per gli altri animali. Ma vabbè, non ti preoccupare, stanno molto alla larga in ogni caso. E inoltre, i nostri amici ippopotami hanno moltissima difficoltà a spostarsi. Sono degli animali pesanti e massicci, cosa che li rende difficili da spostare dal luogo in cui si trovano. Gli ippopotami sono anche molto goffi sulla terraferma. Possono facilmente inciampare e cadere, cosa che può essere molto imbarazzante per loro. Ti immagini cadere davanti a tutti continuamente? Questo può essere molto umiliante. Sono molto pesanti, cosa che può renderli vulnerabili agli attacchi dei predatori. Beh, non ti preoccupare, perché l'ippopotamo adulto non ha altri predatori che l'umano a causa della sua dimensione. Invece, i giovani possono essere la preda di leoni, iene e coccodrilli. Oltre a tutto ciò, gli ippopotami devono ancora far fronte ad altre sfide, come dei terreni accidentati e delle zone fangose. Camminare su un terreno accidentato può essere molto difficile per loro a causa del peso e della mancanza di agilità, e il fango può rendere il loro spostamento ancora più difficile. In fin dei conti, la difficoltà nello spostarsi può rendere la vita molto difficile per gli ippopotami. Tuttavia, hanno anche sviluppato delle strategie per compensare la loro difficoltà nello spostarsi, come la corsa veloce.
Ed ecco, abbiamo esplorato le sfide della vita di un ippopotamo e abbiamo riso per le loro situazioni rocambolesche, ma ora è giunto il momento di dire addio a questo vecchio amico della pelle spessa e dai denti affilati. Spero che oggi tu abbia imparato una lezione sulla perseveranza e la forza d'animo, perché nonostante tutte le difficoltà della loro vita, gli ippopotami continuano a nuotare attraverso le acque agitate. La prossima volta allora che vedrai un ippopotamo in un parco, non dimenticare di fargli un piccolo cenno con la mano e di augurargli buona fortuna per le sue prossime sfide, perché chi lo sa, forse un giorno saremo anche noi confrontati a delle difficoltà tanto smisurate quanto le sue. E prima di finire, la risposta esatta è la A. Infatti, il 15 febbraio è l'Hippo Day, il giorno in cui vengono celebrati gli ippopotami. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!